Benvenuti. Davvero da te. Grazie. Intanto vi faccio i complimenti perché fate tre personaggi veramente belli tosti, soprattutto poi le due signorine, signore, anzi. Grazie. Vi va di raccontarvi, di presentare i vostri personaggi? Inizio. Io sono Viola, la fidanzata di numero 8, sono una tossicodipendente che vive in questo contesto di criminalità perché il suo fidanzato è un criminale. E lei subisce completamente questa cosa, la vive in maniera non lucida, e ne è follemente innamorata e esiste soltanto in funzione di numero 8. Ed è poi infatti il motivo per il quale lei reagisce e ritorna lucida improvvisamente nel momento in cui l'amore che prova per numero 8 è messo a repentaglio. Sei proprio mossa totalmente dall'amore. Mossa solo dall'amore, un amore disperato, fortissimo, incondizionato, ed è l'unica cosa che rimane di vita, che rimane di vita in questo personaggio, che è un personaggio disperato. Sabrina è l'amante di questo politico che insomma gli organizza tutti i vari divertimenti in maniera molto intima. E io ho lavorato su un vuoto di fondo, che è il vuoto che spinge questo personaggio a voler sempre di più a livello materiale, e che poi ritroviamo anche però in questa fragilità, perché a volte cerca di colmare il vuoto materialmente, a volte cerca di colmare il vuoto affettivamente, anche appoggiandosi magari a delle persone che non riesce poi a vedere molto bene, perché poi in realtà vedremo che l'appoggeranno fino a un certo punto. E quindi di base c'è una grande ingenuità che mi ha divertito particolarmente inserire in questo personaggio, che invece poi all'apparenza è così una geisha, sembra, quando organizza tutto, si siede e prepara le varie robe. È stato un doppio personaggio e quindi è stato ancora più divertente. Invece poi arriviamo a te, che sei il criminale. Oh, qua. Sì, io interpreto il numero 8. Che arriva da una famiglia, diciamo. Che arriva da una famiglia, certo, non l'ho scelto assolutamente. Diamogli almeno questo. È fidanzato con la mia qui presente Viola. E niente, ha questa follia numero 8 di base. Questa follia, questa... In realtà forse questo problema di non avere paura un po' di nessuno, avere una sopravvalutazione di se stesso, no? Che poi è quello che lo porta, quando comincia ad incontrare tutti gli ostacoli che gli si presentano, a volte a incontrare dei problemi che non erano preventivati. È un personaggio che segue questo sogno del waterfront, di far diventare Ostia come Las Vegas. Lui se la sogna, se la disegna, la pensa, mentre la fidanzata vicino non lo ascolta perché ha altro da fare. Però ecco, Questo sogno che ha, in realtà la cosa interessante del numero 8 è che è l'unico personaggio del film ad avere veramente un sogno, mentre gli altri lavorano nel sottobosco in maniera subdola, per la sete di potere, per la sete di... Lui in realtà segue questo sogno, che poi sì, sicuramente è dettato dalla voglia di potere, perché quello è, però lavora in un'altra maniera, cioè quantomeno lavora alla luce del sole per andare, poi metodi ovviamente completamente sbagliati, però diversamente dagli altri. Infatti prima che tu venissi mi facevo questa domanda: se uno dovesse chiedermi preferiresti essere cattivo come Malgradi o come il numero 8, io non so che cosa risponderei, ma probabilmente come il numero 8. È vero, perché alla fine poi nei personaggi, quelli che dovrebbero essere i buoni, tra virgolette, o comunque le persone tirate dentro un po' per caso, fanno quasi più paura di quelli che realmente poi fanno i cattivi e che hanno scelto, no? Il numero 8, tu se lo vedi puoi scegliere di non avvicinarti. Esatto. Samurai, ci fai la spesa insieme. Esatto. E non lo sai. Quindi, insomma, come è stato lavorare con Sollima, che ha comunque studiato molto nel dettaglio, no? Tutti i personaggi, anche da un punto di vista di look, proprio di estetica, con dei connotati precisi. Noi ci sciogliamo ogni volta che si parla di soldi, ma ci sciogliamo in un brodo di giugno. Siamo tutti innamorati di Stefano. Dai, dillo tu. Dai. Stefano. Cioè, siamo proprio tutti... Ma
perché in conferenza stampa veniva fuori e sembrava un po' il cattivo della situazione. Diciamo questo perché è talmente esigente, certo. Però ti dà talmente tanto. Quell'esigenza è il sogno dell'attore. Sì, chiaro. La puoi fare 100.000 volte, no? Anziché farla poche volte, rimani qua, che la puoi fare ancora di più. Quindi per me è stato bellissimo. Io già lo conoscevo perché avevo fatto Romanzo Criminale. Poi dopo prendere questo ruolo è stato molto complicato, perché appunto lui ha fatto tanti provini per scegliere il suo cast. Però poi una volta sul set è stata un'esperienza, oltre che meravigliosa, anche super divertente. Ci sono delle scene in cui io mi sono divertita da morire. Quindi insomma non smetterò mai di ringraziarlo abbastanza. È stato bellissimo lavorare con lui. Sì, ci associamo tutti, siamo sì. Detto. Cioè, adesso ci mettiamo a piangere, siamo talmente emotivi su Sollimo. Cioè, il regista ha il suo metodo, il suo sicuramente è uno dei più meravigliosi che ci sono per avvicinarsi a questo mestiere. Io ammetto che avevo visto Gomorra e sto aspettando ancora la seconda serie. Come tutti. Quindi poi quando è arrivato il provino ho fatto capirai, pane per i miei denti. Lo voglio tutti. Sì, ero in America che mi leggevo intanto il libro, ho fatto di tutto per riuscire a prendere questo personaggio. Grazie mille. Ti va di invitare tutti quanti al cinema, ovviamente, a vedere. Certamente. Sì, no, volete che vi invito da Borghi o da numero 8? Dipende. Noi siamo carini, venite al cinema. Dovete andare, ma lo dovete fare per voi, perché vedete un film che non si vede da un sacco di tempo, il film di genere che deve tornare in questo paese per forza. E non vi pentirete. Aiutateci a sostenere questi film stessi.